Cosa farei personalmente nel caso in cui scoppiasse una terza guerra mondiale? Andrei a combattere? Partirei in guerra? Oppure fuggirei? Chiuderei le mie aziende? Su cosa andrei ad investire? Ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Filippo Angeloni, consulente finanziario indipendente e fondatore di Atena SCF, società di consulenza finanziaria indipendente. Come vedi oggi video diverso dal solito, anche la location è diversa, non sono nel mio studio. Mi faccio una pausa dal lavoro e mi faccio due passi. In realtà volevo fare un unico video su questo argomento, via via non potete capire, me lo avete chiesto in tantissimi in consulenza, però ho deciso di dividere questo contenuto in due parti, quindi ci saranno due video. In questo video ti parlerò di cosa farei io personalmente nel caso in cui dovesse scoppiare una guerra, in un altro video ti parlerò di asset allocation in tempo di guerra, quindi come investire effettivamente per preservare il capitale o per accrescere il capitale in un contesto di guerra. Quindi iscriviti al canale se non vuoi perdere il prossimo video. Premessa: nel caso in cui dovesse scoppiare una guerra, chiaramente il fatto di preservare il nostro capitale o di accrescere il nostro capitale non sarebbe la nostra priorità. Ovviamente la nostra priorità in quel contesto là sarebbe quella di sopravvivere, quella di magari fuggire, mettersi al riparo, di proteggere i propri familiari, di trovare del cibo, dell'acqua potabile, qualcosa di questo tipo, comunque inerente alla sopravvivenza. Questa sarebbe la nostra priorità. Mi sono chiesto a lungo cosa farei nel caso dovesse scoppiare una guerra, anche perché, ripeto, me l'avete chiesto in tantissimi in consulenza, e alla fin fine mi sono posto tre domande. La prima domanda che mi sono posto è se effettivamente andrei in guerra. La seconda domanda è cosa farei delle mie aziende. La terza domanda è cosa farei dei miei capitali. Partiamo dal primo punto. Andrei a combattere? Partirei in guerra? Magari fammi sapere anche la tua nei commenti. Tu cosa faresti? Partiresti per la guerra? So che a molti non piacerà la mia risposta, ma io non andrei in guerra, neanche per difendere il mio stato. Farei l'obiettore di coscienza. L'obiettore di coscienza vuol dire non adempiere ad una legge, ad una norma, dato che adempiere a quella legge va in contrasto alla tua etica, al tuo morale o alla tua religione. Per me l'etica è al di sopra della legge, quindi in questo caso sceglierei di non rispettare la legge. So bene che i civili possono essere chiamati solo in alcune condizioni, prima chiamano altri soggetti ovviamente a combattere, ma qui ovviamente sto ipotizzando una guerra importante dove quei soggetti che vi ho messo a schermo prima non bastano per la guerra, ma servono anche i civili. E so bene anche che difendere la patria è un sacro dovere dei cittadini, però io in nessun caso scenderei in guerra. Alcuni potrebbero ritenermi un vigliacco per questo, va bene, però preferisco vivere la vita secondo i miei ideali e preferisco anche fregare, cioè non me ne importa nulla del giudizio altrui. E vada bene, non scenderei in guerra non tanto per paura di lasciarci le penne, ovviamente c'è anche questa paura, nel senso ovviamente avrei paura di morire o di farmi del male, ma più in particolare non scenderei in guerra perché non voglio togliere la vita o far del male ad un altro essere vivente inteso come un uomo o una donna. Ripeto, non voglio far del male o togliere la vita ad altri, che poi questi altri sarebbero innocenti come me, sarebbero mandati a morire in guerra per scelta di pochi. Quindi no, non andrei in guerra e non ci andrei in nessun caso. Non toglierei la vita ad altre persone, neanche se queste persone la dovessero togliere ai miei cari, anzi proverei compassione per loro e li perdonerei. So che detta così è facile, no? Dirlo, poi magari quando ci troviamo lì in quelle situazioni poi è difficile, un'altra cosa, però cercherei di perdonarli e proverei sicuramente compassione per loro, non li andrei ad uccidere. E dato che andare in guerra per me non è un'opzione, come potrai intuire, ci sono quattro opzioni. Una è nascondermi in Italia per evitare il servizio militare, cioè per essere mandato in guerra. Fare l'obiettore di coscienza rimanendo in Italia, quindi fare nel migliore delle ipotesi il servizio civile, che per carità me lo farei pure volentieri, oppure andare in prigione. Rendermi inidoneo al servizio militare, quindi ad esempio amputarmi un arto per non partire in guerra, oppure dovrei fuggire e cambiare stato. Tra queste quattro opzioni preferirei non nascondermi in Italia, non fare l'obiettore di coscienza in Italia, perché non mi fido tanto del mio stato in una condizione estrema come la guerra. Probabilmente a quel punto magari non riconoscerebbero più o non sarebbe più riconosciuto l'obiettore di coscienza, l'obiezione di coscienza, e magari ti mandano in prigione o se no ti mandano direttamente in guerra. Quindi non farei l'obiettore di coscienza qui in Italia.
non mi farei del male, non mi amputerei un arto o una cosa di questo tipo, e quindi rimane solo l'opzione per me di scappare. E quindi scapperei, o comunque proverei a scappare. Ovviamente nel caso in cui si decide di scappare, è necessario, è importantissimo scappare prima possibile. Alla prima avvisaglia di guerra è meglio scappare, perché poi a un certo periodo, a un certo punto, viene proibito di lasciare lo Stato ai uomini, come è successo da poco in Ucraina. Quindi è una buonissima idea, nel caso in cui si voglia scappare, come me, scappare prima possibile e avere già il passaporto pronto, perché per fare un passaporto adesso più o meno ci vorrà un anno, quindi è bene avercelo, un anno no, magari 3-6 mesi, però è meglio avercelo prima. E dov'è che andrei? Probabilmente, intanto sto facendo il giro della casa qua, del rudere, probabilmente sceglierei uno stato che non è mai sceso in guerra, magari uno stato dove non c'è un esercito e magari possibilmente uno stato dove non c'è un trattato sull'estradizione siglato con l'Italia. Cercherei comunque uno stato con minimi standard di vita dove poter far crescere il mio figlio, qualcosa di almeno dignitoso, dove è fattibile vivere. Dopo, per carità, è possibile vivere in ogni stato, però se posso scegliere, chiaro che andrei a scegliere uno stato dove far crescere mio figlio, uno stato dove si può vivere comunque bene, si possa vivere bene. Probabilmente alla fine sceglierei tra Panama, Costa Rica o Uruguay. Il Costa Rica, ad esempio, non ha neanche l'esercito. In tutti questi stati in realtà c'è l'estradizione, quindi nel caso in cui l'Italia ti dovesse richiamare in Italia, ti riportano in Italia. Però è anche vero che un'estradizione per un criminale è una cosa, un'estradizione perché uno fugge da una guerra è un'altra. Solitamente si tende, anche in altri casi, a non rimandare in patria quello che è fuggito in caso di un conflitto, di una guerra, e gli si affida lo stato di rifugiato politico. Quindi è comunque difficile che avvenga l'estradizione per un obiettore di coscienza. È tutto possibile, però è difficile. Dopo è chiaro che se uno è Pablo Escobar, ti rimandano indietro. Ad oggi, quindi, ripeto, sceglierei Panama, Costa Rica o Uruguay, però bisogna vedere lì per lì. Ad oggi risponderei così. Lì per lì forse valuterei anche uno stato dove non c'è proprio l'estradizione. Probabilmente in questo stato mi cercherei una comunità organizzata, probabilmente quasi autosufficiente, oppure la creerei io, una comunità di questo tipo. Cosa farei invece con le mie aziende? Bene, allora, per chi non lo sapesse, in questo momento ho 3 aziende, 2 di formazione ed una di consulenza finanziaria indipendente. Sono tutte e 3 aziende di servizi, quindi non c'è un vero e proprio prodotto. C'è la sede, per carità, ma non è necessario lavorare con la sede, non c'è un magazzino, non c'è una materia prima, non ci sono mezzi, non ci sono attrezzature se non il computer e il cellulare. Quindi sono aziende immateriali. Nel mio caso avrei potuto benissimo già andarmene dall'Italia, magari andare a vivere a Dubai, aprire lì, non pagare imposte, cioè pagare neanche un centesimo in tasse e imposte, e fregarmene un po' delle varie normative. Finché il mondo non impazzisce del tutto, sono il primo a rispettare le regole. Infatti sono rimasto qui in Italia, pago le tasse qui in Italia, è qualcosa di folle, e subisco la burocrazia, che è ancora più folle probabilmente delle tasse, delle imposte. Ma se scoppiasse una guerra, probabilmente, anzi non probabilmente, cioè senza pensarci neanche un secondo, chiuderei, almeno legalmente, almeno a livello burocratico e giuridico, chiuderei tutte le mie aziende, le chiuderei in Italia a livello giuridico. E ripeto, non ci penserei neanche un secondo. Cercherei di farle continuare ad esistere, quindi non le andrei a dismettere in realtà, cercherei di farle sopravvivere, ma non legalmente in Italia. Non pagherei più il commercialista a quel punto. Il commercialista è una spesa che dà veramente fastidio, fidatevi. Ovviamente pagherei tutti i miei debiti con il commercialista o con altri soggetti. In realtà non abbiamo debiti in questo momento perché paghiamo upfront o a 30 giorni, però pagherei tutti i miei debiti, ma chiuderei le aziende, quindi non pagherei più il commercialista e a quel punto non verserei neanche più un centesimo di imposte all'Italia. Con una scelta del genere verrei radiato all'istante dall'albo dei consulenti finanziari indipendenti, sia a livello personale che a livello societario, a meno che non sia proprio io, prima di loro, a richiedere la cancellazione da questo albo, altrimenti verrei radiato e quindi non potrei più svolgere l'attività di consulente finanziario indipendente, non potrei più svolgere la consulenza in materia di investimenti. In tempi di guerra andrei a rimodellare le mie aziende,
cercherei di aiutare le altre persone in situazioni difficili e cercherei di aiutare a preservare il capitale almeno delle persone appunto in periodi di guerra. Mi sono chiesto poi se porterei avanti le attività abusivamente o riaprirei in un altro stato. Probabilmente riaprirei legalmente in altro stato. La vera domanda è se continuerei ad erogare consulenza in materia di investimenti, anche quando non posso più farlo, perché verrei, come ti ho detto, verrei radiato dall'albo, verrei cancellato dall'albo, e quindi si tratterebbe di abusivismo finanziario. Allora, qui è difficile in realtà fornire una risposta, è un po' complesso, non è così come sembra. In tempo di guerra, ok, la legge, ma c'è anche un po' l'etica. Probabilmente allora non andrei ad erogare consulenza su strumenti finanziari, anche se da un lato dovrebbe comunque essere un mio dovere aiutare le altre persone in una condizione così estrema. È un po' come il giuramento di Ippocrate per un dottore, nel senso, se si trova un paziente malato, chiunque sia lo deve curare. Però la legge in questo caso qua, nel caso della consulenza finanziaria, direbbe o imporrebbe di non farlo, di non aiutare le altre persone, perché sarebbe esercizio abusivo della professione. Poi a livello aziendale, tutta la liquidità delle mie 3 aziende in caso di guerra la sposterei in Bitcoin ancor prima della liquidazione delle aziende. Qui attenzione, ovviamente non si può fare, rischierei pene severe da amministratore, però si tratta di un contesto diverso, cioè lì valgono altre regole se siamo in guerra, quindi pagherei comunque tutti i miei debiti prima di fare una cosa del genere, con privati, aziende e così via. Ripeto, non abbiamo debiti perché paghiamo upfront o a 30 giorni, quindi non ci sono i debiti. C'è qualche pagamento a 30 giorni, quelli li pagherei. Però poi trasferirei tutta la liquidità delle aziende in Bitcoin, prima della liquidazione me ne andrei via. Quindi non pagherei più un centesimo a livello fiscale, a livello di imposta allo Stato. Ovviamente è un caso ipotetico, si tratta di un caso estremo come una terza guerra mondiale. Non sto consigliando di fare questo, stiamo parlando in maniera ipotetica. E ripeto, sono il primo che opera in regola, se no non starei qui in Italia, fidati, me ne sarei già andato. Ma se il mondo impazzisce del tutto, anch'io impazzirei un pochino. E in tempi di guerra con le aziende andrei a prediligere ovviamente pagamenti in Bitcoin piuttosto che in valute fiat. Cosa farei invece con i miei capitali? Allora, in tempi di guerra solitamente l'inflazione è alta, avvengono confische, avvengono espropri, la tassazione molte volte aumenta ancora di più, non so dove potrebbe arrivare in Italia, forse al 100%, avvengono censure e ad ogni modo in tempi di guerra regole che valgono ora smettono di avere valenza. E di questo ne parliamo meglio in un prossimo video. Qui, in questo video, ti dico quello che farei io a livello personale, almeno in un primo momento. Cercherei di rendere impignorabile e non espropriabile tutto il mio capitale. Per farlo ci sono o degli asset finanziari, o del mondo reale, o delle istituzioni giuridiche, come il trust, che consentono di farlo. E ti dico la verità, non so se andrei a istituire un trust in queste condizioni per segregare il mio patrimonio. In tempi di guerra, infatti, possono accadere pazzie. È vero, forse il trust potrebbe anche reggere in tempo di guerra, però chissà, un minimo ti devi fidare, quindi un minimo devi riporre fiducia nell'umanità. Ripeto, in tempi di guerra alcune regole cessano di valere, possono cambiare un pochino le carte in regola. Quindi se ad oggi il trust è un istituto giuridico che permette di segregare il proprio capitale, in tempi di guerra magari sì, lo consente di fare, però non ci scommetterei la testa. E quindi quando il mondo perde il lume della ragione, non so se andrei a riporre fiducia nel trust. Di sicuro, almeno in un primo periodo, eviterei di tenere i miei capitali in banca o comunque in strumenti finanziari presso dossier titoli di banche o presso broker. Ho già sperimentato una prima censura con un investimento effettuato su un ETF che andava a replicare il mercato azionario della Russia. Avevo comprato praticamente a meno 90% dopo lo scoppio della guerra, del conflitto tra Russia ed Ucraina, e l'Europa ha avuto la brillante idea di bloccare tutta l'operatività in strumenti finanziari, come ad esempio gli ETF, che andavano a replicare il mercato di quella determinata nazione, cioè la Russia.
Ho studiato il passato e so cosa può accadere, poi conosco bene le borse regolamentate e tutto il contesto centralizzato, quindi so bene cosa può accadere in contesto di guerra a chi tiene il proprio capitale, i propri risparmi in una banca o comunque nel mondo centralizzato o su borse regolamentate. Tolto il trust e tutti gli strumenti finanziari, cos'è che rimane? Okay? Ragioniamo per esclusione. Rimane l'oro fisico, rimane Bitcoin e rimangono i contanti. Considera però che in un contesto di guerra l'inflazione è elevata, quindi non so quanto terrei in contanti. Poi comunque se devi cambiare stato, come nel mio caso ipotetico, è un problema a passare il confine con i contanti. Come fai? Sopra un certo importo non puoi farlo, almeno non legalmente, comunque è difficile. Rimangono quindi oro fisico e Bitcoin, non ci sono poi tante altre scelte. E oltre a rendere impignorabile e non espropriabile il mio capitale, cercherei di tenere in un contesto di guerra, cercherei di tenere un assetto più leggero e flessibile possibile con il mio capitale. Un assetto che mi consenta di spostarmi con facilità. L'oro fisico purtroppo non lo consente. In tempi di guerra non è che passi il confine con le placchette d'oro o con i lingotti d'oro, ok? È scomodo. E sopra un certo quantitativo non puoi farlo legalmente. Se devi fuggire dall'Italia e spostarti in un altro stato con l'oro fisico avrai problemi, non è facile, quindi avrai problemi. O lasci l'oro in Italia e lo nascondi per bene, sperando che nessuno te lo trova, e torni a riprenderlo solo quando finisce la guerra, ammesso che sei vivo e ammesso che nessuno è andato a rubarti l'oro, o se no devi vendere l'oro prima di lasciare l'Italia e andare in un altro stato, poi magari riacquisti l'oro fisico nello stato dove andrai. Personalmente, per passare il confine ed andarmene, convertirei tutto in Bitcoin, quindi tutti i miei capitali li convertirei in Bitcoin. Terrei il minimo, esempio all'incirca poco meno di 10.000 euro in contanti, porterei con me questi contanti, ma tutto il resto è in Bitcoin. Proverei ad aprirmi una banca sullo stato dove decido di andare e terrei lì un minimo di liquidità per far fronte a delle spese, ma poi tutto il resto in Bitcoin, quindi convertirei tutto in Bitcoin e passerei il confine così. Di cosa farei successivamente te ne parlo invece nel prossimo video. Fammi sapere se questo video ti è piaciuto, ti è stato utile. Ovviamente speriamo che non accada mai nulla di tutto ciò. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!